Ciao, io sono Elgasi e questo è il canale di Elgasi. Oggi ti farò vedere un modo velocissimo per editare i tuoi video. È un modo per editare i video lunghi. Quando tu hai davanti un video lungo di un'ora, due ore, questo è un metodo super veloce per fare l'editing del tuo video. Manda la sigla e vediamo insieme di cosa sto parlando. Tu devi prima di tutto registrare il tuo video in maniera corretta. Allora, io ho due modi per indicare al montatore quale take è corretto e quale take no. Perché io faccio un take lungo, senza stoppare il video. Dopo vado a selezionare quello che è utile e quello che non è utile. Come faccio? Quello che faccio io è indicare con la mano, in questo caso, taglia, ok, per indicare le clip che sono da tagliare oppure da mantenere. Quindi una volta che tu hai il tuo copione preparato e pronto, questo era scontato, tu registri il tuo video lungo senza nessun taglio, senza nessuna pausa, poi successivamente indichi alla camera semplicemente o taglia se per te il take era sbagliato o ok se il take era giusto. Quindi passiamo adesso a Premiere e vediamo come funziona questo metodo. Allora, siamo dentro Premiere e abbiamo il nostro take che è lunghissimo. In questo caso a me dura 45 secondi. Con 45 secondi vi faccio vedere che si può tagliare un video lungo in maniera veloce. Quindi siamo dentro Premiere, abbiamo il nostro video posizionato. Quindi l'errore per tagliare un video lungo, quello che non si deve fare, è esattamente questo. Con la lettera C e si usa lo strumento lametta, ok, tu vai a selezionare tuo take dove vorresti tagliare. Con la lettera C schiacci e poi tagli. Sembra semplicissimo, ma poi quando dovrai tagliare un video super lungo diventa super complicato. Quindi per tagliare un video lungo, no, lo strumento lametta in questo momento non serve. Il secondo errore che secondo me puoi fare è quello di andare all'interno della tua clip e andare ad accorciare la tua clip, poi posizionarla nel taglio che poi hai fatto prima. È il modo corretto? Secondo me no, perché prende via tanto tempo quando devi fare un video un po' più lungo. Quindi adesso vi faccio vedere il modo più veloce per fare questa cosa qui. Allora, quello che dobbiamo fare qui, per primissima cosa, è andare su Modifica, Scelte rapide da tastiera e poi aggiungere una nuova shortcut. Quello che faremo è aggiungere due shortcut. Quindi la prima è Aggiungi montaggio. Eccola qua, Aggiungi montaggio. In questo caso probabilmente troverai un'altra shortcut che sarà posizionata qui. Io quello che ho fatto è posizionare le due shortcut che userò vicine. Quindi la prima che ho utilizzato è questa, è la F2. Per l'altra shortcut useremo la F1, che saranno completamente diverse all'inizio, dovrai modificare. La seconda shortcut che devi aggiungere è un'etichetta di colore verde. Tu puoi scegliere il colore che vuoi. Etichetta. E poi quello che vado a fare per differenziare le cose è selezionare l'etichetta verde, che è un'etichetta più evidente. Vado a dare F1 a questa etichetta. Ok, fatto questo, andiamo nella nostra timeline e vediamo come funzionano. Siccome io prima di registrare ho aggiunto nel take ok e taglia per selezionare le clip, io quando scorro, facciamolo in diretta, quando vado a scorrere, prendo il mio cursore e vado a scorrere, vedere che ho un ok nel mio take, vado a tagliare con F2 le parti che poi non mi interessano. Quindi questo è il mio take e vedete dall'audio, dalle onde audio, io sto tagliando al momento giusto, finisco di dire la mia frase e poi aggiungo un taglio. Che cosa faccio alla clip che a me interessa, è quella giusta? Che cosa faccio con questa clip? La seleziono e schiaccio F1, che mi darà la mia etichetta verde. Semplice, quindi io ogni volta che taglio seleziono la clip che poi mi interessa. Io vado alla parte successiva dove non ho detto assolutamente niente, ho detto solo ok, e vado a tagliare dove inizio a parlare di nuovo, quindi F2, taglio, in questo caso non seleziono la clip perché non mi interessa. Vado alla fine di questa clip che vedo dall'audio, quindi prendo il riferimento dall'audio, aggiungo F2, seleziono, aggiungo F1. Vado a selezionare quello successivo, aggiungo un taglio
poi vado alla parte finale, aggiungo un altro taglio e questa clip mi interessa, quindi aggiungo un'etichetta verde. Quando tu avrai praticamente fatto tutta la selezione di questa lunga clip che avrai, io ho pochi secondi ma avrai una clip lunghissima, quello che farai praticamente è una cosa super intelligente. Selezioni le clip da tagliare e schiacci il tasto destro. Vai su etichetta, seleziona gruppo di etichetta e avrai selezionato le tue clip da tagliare. Tutte quelle clip in verde sono quelle giuste, tutte le clip da tagliare saranno quelle da tagliare. Alt e cance e le clip da tagliare sono state tagliate. Le clip che ho selezionato sono tutte selezionate e sono tutte in sequenza nella mia timeline. Don't play, così potete vedere il taglio è stato fatto al momento giusto che ho scelto io prima e dopo. E quei casi da buon grafico, grafica e anche animata. E in questo caso, se io diciamo che ho sbagliato nel tagliare, no, voglio dare più spazio all'inizio alla mia clip o tagliare uno spazio che è rimasto in più, che era di troppo, quello che vado a fare è zoomare nella mia timeline. Io zoom con il tasto più nella mia timeline, vedo qui che in questo caso magari posso tagliare ancora di più. Un errore che le persone fanno è fare questo. Ok, vedete che si è creato uno spazio all'interno della timeline. Come faccio a risolvere questo problema? Io quello che vado a fare è usare lo strumento montaggio con scarto e il tasto è B. Praticamente quello che succede è che io avevo il cursore in rosso, che poi mi fa quel taglio e non mi prende, diciamo, quella parte che mi interessa, seleziona la parte che mi interessa vicino al mio taglio. Quindi quello che devo fare è con B vado più vicino, così riesco a vedere l'onda di audio. In questo caso io vedo che c'è ancora un po' di spazio da tagliare. Quello che vado a fare, sempre schiacciando B, vado a tagliare questa parte e quello che succede è che il mio taglio rimane preciso nella sentenza giusta. Non c'è nessuno spazio in mezzo al mio taglio. Lady Elgasi. Da buon grafico. Elgasi. Da buon grafico. È un metodo velocissimo che puoi utilizzare quando stai facendo i tuoi video. Ed è super utile perché ti risparmia un sacco di tempo quando devi tagliare una clip super lunga o quando hai una clip troppo lunga da tagliare. Questo metodo ti aiuta tantissimo. Se hai domande, scrivici pure nei commenti, così possiamo, diciamo, scambiarci due idee per questo metodo che è stato utilizzato. Se magari conosci qualcosa di più veloce, facci sapere. Quello che ti, come ti ho detto prima, noi abbiamo un podcast ogni giovedì alle 19 in questo canale che va in live. Praticamente portiamo un ospite a tema creativo, parliamo di creatività all'interno di questo canale in live ogni giovedì alle 19. Noi ci vediamo alla prossima, manda la sigla.